Soprattutto quando il mister mi ha chiamato per entrare, qualche emozione c'è stata. Poi comunque i compagni e la società mi hanno fatto subito adattare bene all'ambiente, quindi sono stato molto contento di rientrare con questo gruppo e in questo ambiente, diciamo. Non so se il mister lì ci abbia ripensato un attimo, però c'era l'infortunio dell'orco, andava cambiato subito e quindi ho aspettato qualche minuto in più, ma anche se per puro caso non fossi entrato, tanto ormai una settimana in più o in meno non mi cambiava molto, quindi ero sereno. No, non me l'aspettavo perché comunque siamo tanti e poi comunque c'è una squadra che ha dentro molti giocatori offensivi e quindi il cambio in mezzo al campo magari è uno degli ultimi che si fa. Il mister mi ha dato questa possibilità e ho cercato poi di dare il meglio in quei pochi minuti. Poi dopo la partita è andata come è andata, però sono contento comunque di essere rientrato sul campo. Forse però era meglio se si segnava, però adesso l'importante è continuare a lavorare per riuscire ad aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo e per rientrare in forma. Secondo me, comunque sia Viola che Casarini sono giocatori che hanno qualità e anche quantità, perché anche Nicolas, che comunque è un giocatore con molta qualità, sta dimostrando che alla fine gli piace correre, recuperare. Posso secondo me stare bene con tutti e due, perché sono giocatori importanti per questa categoria. Forse saranno più loro a dare una mano a me che io a loro. Quindi si vedrà nel corso delle prossime partite. Con il centrocampo a 3, forse per fare un cambiamento in corso, sì, ci può stare, però bisogna lavorare molto anche durante la settimana, perché non è, diciamo, semplice come un centrocampo a 4, le dinamiche sono un po' più complicate, Certo. però in corso di partita con i giocatori giusti si può fare, anche perché poi fai un attacco a tre che è molto più offensivo. Vedremo un po', magari non avremo bisogno di cambiare modulo in questi ultimi mesi.